Siamo? Siamo in campo? Allora siamo con Gianluca Mannelli, che ringraziamo palesemente da parte mia, da parte del mio canale YouTube. Raccontaci un attimino una preambola, un preambolo di come nasce Gianluca Mannelli da piccolo, nel senso che come parte, come viene la voglia di arrivare pilota, di voler diventare pilota, che è la cosa più interessante. Sì, diciamo è stata un primo amore, no? Perché io andavo a catechismo appunto in questo paese, a Incisa, dove abitiamo, dove siamo nati, e andavo da Don Varo, nel paese Varo, il vecchio Varo. E sono uscito da catechismo, ho visto prima della comunione, che fanno fare tutte le storie là, e di fronte proprio alla chiesa c'era questa piazzetta e c'era questo negozio di un personaggio grandissimo, storico, che poi è diventato mio grande amico, e grazie a lui ho iniziato a correre dopo tante vicissitudini. Si chiamava Stefano Bianchi. Ho detto? Stenzi. Stenzi. Per gli amici. Ciao Stenzi! Grande Stenzi. Ti vogliamo bene. Sempre qua. Io mi affaccio a questa vetrina e vedo tutte queste moto, c'erano queste Ducati, e paradossalmente c'era questa Ducati Argento, che poi nella mia storia è diventata poi una delle parti più importanti della mia vita, questa Ducati replica appunto della famosa 7,5 avventura 200 miglia di Imola. Sì. E poi c'erano delle moto piccole, un Malaguti, Grizzly, e poi c'era questa mini moto fatta da questo personaggio, e io quando ho visto questa vetrina sono rimasto attaccato, cioè come proprio, sai, rimane la corrente. La stessa sensazione l'ho avuta anche io quando comprai il 125. Non riuscivo a staccarmi da questa vetrina e dicevo, ma cos'è questa roba dentro di me? Che io da lì ho deciso di volerle possedere queste moto, di poterle guidare, di voler diventare proprio un pilota, no? Poi da lì ho cominciato a guardare, a comprare giornalini, a guardare le gare in TV. All'epoca c'era la Rai, dava le gare, insomma un sacco di storie, però per me quella è stata il mio primo, ho capito cos'era l'amore verso questo, no, lo sport, l'amore in generale, no? Non mi ero mai innamorato e il primo amore è stato proprio per, e qui si parla per le moto, 6-7 anni, gli anni che si andava insomma a catechismo per poi fare la comunione, quelle robe lì. E questo è successo, è stato l'inizio di tutto. E ti prego, maestro, per favore, di accompagnare questo momento. No, ma se suono, si sente. Con una canzone e poi, o comunque con uno straccio che possa esaltare questo momento fantastico. Immaginati me alla vetrina, attaccato così, capito? Non penso di dare te attaccato alla vetrina al pianoforte, sai? No, però te. Dammi l'enfasi, che io sono lì che la prima volta vedo le moto, no? Che sono lì attaccato. L'enfasi è quello di più. Attaccato così. Così, è stato proprio. Fantastico. Grazie maestro, grazie. E da lì nasce Gianluca Mannelli, il primo amore è stato quello. Però poi... E cosa è successo? È successo... Sei diventato pazzo per questa storia, perché? Sono tornato a casa dalla mia mamma, ho detto, ho visto una cosa grandissima, bellissima, io provo una cosa forte, bisogna tu mi porti a portare queste robe, e loro mi hanno detto, ma te sei matto, cioè noi non abbiamo mai avuto neanche... motorino, niente, per noi questo no, assolutamente no, chiedici tutto, ma le moto no. I tuoi genitori non erano favorevoli alla tua voglia? Assolutamente no, e questa roba qua io me la sono portata dietro per tanto tempo, ma ogni giorno che passavo io sentivo passare una moto, mi veniva brividi, e volevo salire dietro a tutti, volevo guidare queste moto, per me è stato proprio lì l'amore totale, io l'ho sentito in quel momento, ho capito cos'è l'amore. E questo è stato l'amore verso la moto, poi l'ho provato la prima volta, mi sono innamorato, ma mai forte come quello per la moto. E io quel giorno lì ho deciso di essere diventato un pilota. Te nasci come crossista, non come... Allora, tutti i percorsi, sono lunghissimo,
cioè io ho fatto sempre dopo a forza di forze, quando ho comprato il cinquantino, un Malaguti 50, prima c'avevi il bravo della mia sorella, 12 anni, l'RS figlio, glielo rubavo, e poi ho fatto dei disastri, tutte le solite robe da ragazzino, però ero sempre abusivo. Perché lui è scappato anche dalla Ravenna, si può dire. Più di una volta. chiedo perdono oggi. Alle forze dell'ordine. Per tutti. Però è diventato pilota della Superbike mondiale. Che mi hanno voluto, sì, alla fine è stato così. E in effetti il primo è stato questo 50, che poi l'ho piantato in un palo perché la voglia era tanta ma l'esperienza poca, era troppo di più la bravosia della tecnica, e quindi giustamente ho pagato le conseguenze. Quindi, e poi dopo cinquantini, vari cinquantini, il famoso Malaguti RST, a forza di forze sono riuscito, che mi ricordo una battuta bellissima di Stenzi, perché me la racconta lui, ti arrivassi davanti ai bianchi, no? Tu dicesti: Stefano, sto motorino è 110 mura. Allora, quasi meglio per farlo modificare a mia madre, siccome questa moto c'aveva due scarichi sotto il laterale, però come c'aveva poi la 996, E mi schizzava sempre il giubbotto, c'avevo questo giubbotto rosso, tornava a casa sempre macchiato. Allora, per convincere la mia famiglia a mettere la marmitta espansione, loro sapevano cos'era, però io dovevo mettere questa marmitta, e ho detto: guarda, c'è questa marmitta nuova, hanno fatto che non schizza più il giubbotto, però era una marmitta a competizione che con Stenzi si fece saldando la fascia, all'epoca si faceva la fascia. Andava delle bombe, delle palle di fuoco. Quindi guarda, ci sai, il nostro regista che ci ha trovato la moto era proprio questa, bellissima. Dice RST50, c'era la prima moto 50, sì, questa era una moto. Per me è stata la mia moto prima di iniziare a correre. Siamo passati poi a 17 anni, insomma, sì. Avevo due soldini con gli amici, ho comprato un Cagival Cross, sempre un VMX da Stefano Bianchi, e lì con Roberto Baldi, il più famoso Chiuppola, e tutto il gruppo dei ragazzi, insomma, mi aiutavano un po'. Siamo andati a fare la prima gara al tasso, prima gara bellissima. Picchiano martellato sul parente che sono andato un po', brutto casco, il debutto è stato, mi risveglio all'ospedale con tutti i miei parenti a piangere, c'è il cazzo, un mal di testa disumano. E quindi quello è stato il mio debutto, quindi capite la famiglia come l'ha presa. Dopo questo aneddoto, maestro, vorrei... Non sono pianista, un altro pezzetto, maestro, un altro pezzetto. Il rapporto tra me e te, tra me e te, pilota, pianista, non è uno a uno. Ma il tuo fai tasso ci sta. Tu fai tasso, cioè... Questo. Cioè, te parte a prima gara. Tu fai tasso. Gravissimo, perfetto. Parte di scherzi. Una martellata. E qui tu capisci che il cross è bello. No, capisco. Io volevo sempre la velocità, perché poi dal 60 alle passaggi a 15 anni venne un signore a casa mia, mi propose di fare il trofeo Faciva Mito, all'epoca era scarenato addirittura. Trofeo Faciva Mito. Capito? E che lo portai a casa da mio genitore, sempre un amico del Bianchi, lo trattarono come un pezzente, poi no, con la coda fra le gambe, se manca poi la mamma gli dà anche due granatate, insomma, è stata una roba tosta. E allora ho rimesso un po', insomma, tutto i miei sogni nel cassetto, sperando che prima o poi riuscissi a sfogare la mia vena, indole, il mio amore, ecco. E cominciavo il cross perché era meno dispendioso, comunque dai, ce la feci a comprare questo 125 e andare con i miei amici, al posto della macchina compravo un vecchio camper vecchissimo, il famoso Tamburlan, un Ford stravecchio, comunque dai, tante belle esperienze anche lì, mi è servito tanto il motocross. Poi dopo capirono un po' che non c'era niente da fare, feci un corso dal mitico Beppe Andreani. Che prima volta che arriva lì, insomma, lui è una persona equilibratissima, bravissima. Con la famiglia sempre contro. Perché con la famiglia sempre contro, però lì mi disse: guarda, se tanto devi fare, almeno vai a imparare qualcosa invece di andare a pazzi e basta, come sai fare te, cioè di dare il gas. Si rassegnarono, diciamo. Sì, iniziarono a capire, era meglio rassegnarsi perché sono E lì mi dico Beppe, persona squisita, con Mirko, cioè era un gruppo bellissimo, la scuola di Andreani.
primo giorno ti pianta un palo in mezzo a questa pista bellissima, c'aveva, c'era questo piazzale, e ti insegna a girare la curva nel cross, che sai, contro bilanciamento, quelle robe lì. E io avevo talmente tanta foga che arrivavo su una ruota, buttavo la moto di traverso, ma distinto, non sapevo neanche che facevo, e uscivo gas, a martello di traverso, così, no? E lui educatamente mi fermava e mi diceva: no Gianluca, vedi, te arrivi qua, freni senza impennare, dice, arriva forte, però fai una bella frenata, sposti il peso di corpo, perché la moto va giù, la gamba va insomma al lato del parafango, e poi sposti il peso di là, dai gas e esci, però deve essere molto pulito, devi sentire il momento dello sterzo inizia a chiudere, poi il gas era dritto, un'armonia. Un giro, io però mi dimenticavo tutto quello che diceva, chiamo con la dita al gas e va. Quindi arrivò su una ruota, buttava attraverso, due volte l'ha detta, la terza mi sento arrivare una martellata nella schiena, praticamente aveva preso uno di questi pali che teneva per piantare in terra e me l'aveva. Allora non hai capito un cazzo! E questo è il mio approccio, diciamo. E da lì ho detto, vabbè, ascoltiamolo tu. E forse meglio. E questo è, diciamo, è la parte cross, poi ho fatto un po' di campionato italiano, delle gare. Esatto. Passiamo dalla parte cross, arrivare alla parte velocità. Ho avuto un periodo di fermo, dove a 19 anni ho fatto un incidente brutto in macchina, dove mi mi sono portato via questo braccino qua. E quindi ho smesso di fare il cross. C'era una leggenda metropolitana di paese nostro che diceva che avevi levato della pelle dal culo. No, da lì. Infatti quando mi sono svegliato dalla seconda operazione, ma in paese c'era questo. Quando mi sono svegliato dalla seconda operazione mi sono trovato una toppa qua. Che cazzo, che pelle è questa? Però e quindi passi a... Dopo l'incidente passo, passo ad andare dietro ai miei amici che mi hanno portato in giro per mezzo Europa, il Diogo, Pippino, poi c'era Bracciola, il Ferro, si andava in giro, io non avendo la patente della moto si montava dietro, montavo dietro agli altri e mi portavano a vedere le gare, no? Uh-huh. E un giorno eravamo a Imola a vedere appunto il mondiale. Ah, questa è bellissima, sta nera sotto. Ero con il Noce, con questi miei amici di Reggiani, il Noce. Poi c'era il Kerici, tutta la banda insomma di Reggello, e gli fu a fine gara, io tutte le volte mi dovevo nascondere perché quando vedevo piloti vincere, insomma fare gare per me veniva da piangere, non era proprio una cosa normale, no? Certo. Uno si emozionava, piangevo proprio, mi veniva in magone. E gli fu a questo ragazzo, il Noce, il mio amico che faceva il cross con me, lui aveva la moto per portare dietro, gli fu io vado di là. E lui mi guarda, quando va a cretino, mi fa a Imola, la Tosa, ci sono 5 metri, direte no, io vo a correre di là. Ma smette, tu c'hai la bella patente, non tu capisci nulla, no, volte schianti, fra ragazzi, dai, come si fa fra ragazzi. E quindi quella roba lì, però poi dopo, quando ho vinto la gara di mondiale nel 2005, proprio a Imola mi sono trovato dall'altra parte, cioè quindi le reti le aveva scavalcate lui, era un abbracciarmi la maglia del fan club mentre era poi burnout e prima la variante bassa e l'anno 2005. Sì. E la cosa mi ha detto lui, mi ha detto tu me l'avevi detto e tu ce l'hai fatta, e questa è stata la cosa più bella e mi ricorderò per tutta la mia vita, cioè porterò con me, no? E arrivi al abbiamo saltato un po' di tappe, però arrivi alla velocità. Arrivi alla velocità con Stefano Bianchi che mi preparò questo vecchio Kajiva Mitola Explorer, si fece la pista praticamente, si smontò tutto, fra l'altro c'ho sempre pezzi a casa, mm-hmm. E glielo da Lorenzo, il mio amico, che è dietro la camera, che salutiamo, Lorenzo, ha detto prima o poi la rimossa, quindi noi siamo fiduciosi, il mio tiro sciacca, 73, Daniele Guidi, salutiamo, annata, grande annata. Abbiamo le foto da piccoli. E cos'è successo? È successo che ho cominciato ad andare a girare in pista. Sempre i miei amici in noce, questi, mi prendevano in giro all'inizio perché parte. C'era la patente, si va a girare a magione, le prime volte, martellate, le robe, perché non si sapeva neanche io cosa stessi facendo. So che c'avevo questo fuoco dentro che mi diceva che facevo la cosa giusta. Una domanda interessante, secondo me. Se ti senti un pilota che aveva una dose o la dose ti è arrivata nel tempo? Cioè tu ti senti uno, io so che ero forte, oppure cioè ero portato, l'ero portato ce l'hai dentro? No, io che c'avevo questo fuoco dentro che mi guidava, che mi dava una carica mostruosa, a prescindere perché le prime gare arrivavo anche doppiato.
ma io sapevo c'era che era solo perché c'avevo ragazzi di 16 anni, cominciano a 8 dalle mini moto, io comincio a 22, a 21 anni compro questo Agivamita, a 22 fai il primo campionato, facendo il sport d'ascio, quindi ero un vecchio senza esperienza, dove c'avevo giovani con tanta esperienza. Quello che sapevo io solo era che io sarei diventato un pilota di mondiale superbike, perché sono sempre andato a vedere la Ducati con i miei amici Ducati Club Toscana, io Ducati Club Toscana, e mi sogno la Ducati, mi facevo portare dietro a questo F1 7.5 e con il megafono e mi viene brivido ancora di pensarci. E quindi per me la Ducati era il simbolo della mia vita e sarei voluto diventare un pilota di mondiale superbike con la Ducati. Questo era il mio sogno, non diventare campione del mondo e tante cose, perché non ero predestinato, ero un tifoso che un giorno è andato di là. Quindi, sento, ragazzi, quindi io la vedo da tifoso. Da arrivare, e non che sì, ma non da arrivare, cioè il mio sogno era quello, perché ce l'avevo fin da quando ero piccolo. Però poi io, ognuno ha i suoi sogni, chi diventa per il mondo, comincia da bambino, il mio sogno era diventare un pilota del mondiale superbike, punto. Per me arrivare lì era già il raggiungimento del mio sogno, quindi tutto quello che è venuto in più è stato sì, ma la soddisfazione più che altro sta il percorso, quindi certo. Non tanto i risultati, se per sé potevo fare di più, potevo fare meno, ho fatto tanto con poco, ma è stato il percorso che mi ha lasciato un bagaglio di vita che è raro e che me lo porterò con me per sempre, e cerco oggi di donarlo a dei giovani. Poi ci arriviamo, non svegliamo, a parte lo sanno. Sì, sì. Ma un'altra domanda, qual è il momento in cui tu sei sentito, diciamo, nella tua personalità arrivato, diciamo, Madonna, ci so, quando è che tu ti sei detto, cazzo, sono pilota? Io ecco, questo non l'ho mai vissuto. No, veramente. No, non mi sono sentito arrivato, nel senso soddisfatto. No, sì. No. Ecco. Soddisfatto di me stesso, sì. Soddisfatto, ma non quando ho vinto la gara, quando ho fatto i podi a Monza, le 3 gare in un giorno, cose. Per me, allora, quando ero in difficoltà, quando dovevo fare qualcosa di difficile, era il momento che davi il meglio, no? Perché veniva fuori la parte emotiva, che è la mia parte più forte, l'istinto, l'adrenalina, e quello era il mio essere. Io mi sentivo soddisfatto quando riuscivo a esprimere quello che avevo dentro nella guida, e quindi la gente che era a guardare le gare si esaltava, capiva che io gli volevo donare qualcosa anche a loro, perché ero di là prima, perché e quando c'erano i piloti che mi donavano qualcosa, mamma, cioè tanti piloti che non sono diventati super campioni, ma che quando correvano, cioè, capito, ti davano quelle emozioni. Una cosa che ha trasmesso dai pennannelli, Gianluca Nannelli, detto in nana, qualcosa ha trasmesso alla gente, perché ci sei rimasta alla gente, no? Questa è rimasta alla gente, non tanto nelle vittorie, nei risultati. Io ero un tifoso che sono andato poi a fare il pilota, e quindi il mio cuore... No, non parlo solamente a livello piccolo, paesano, del nostro paese, sono 5.000 persone. No, vado a livello mondiale, qualcosa è rimasto, bello, vado in Australia, vado in America, comunque persone... mi vogliono bene, tutti quelli che oggi sono tecnici del mondiale mi ricordano, e quando mi vedono sono felici, perché credo che te quello che doni poi ti ritorna, no? Certo. Se te dai tanto a livello umano, anche a livello di impegno, di volontà, di voglia, di amore per quello che hai fatto, la gente lo percepisce, perché chi è lì a lavorare sono tutte persone che vivono di una grande passione, perché è un lavoro duro, difficile, i meccanici, i tecnici, e quelli cambiano le gomme, li puliscano le arene, cioè certo. È una vita dura, non è una vita, non c'è orario, non c'è busta paga, un anno sì, un anno no, un mese sì, un mese no, insomma è una roba tosta, e quindi alla base c'è questo amore forte che insegna tanto. Certo, e se si può dire una moto di quelle che tu hai guidato, cavalcato, qual è quella che ha dato soddisfazione a tutto quello che hai, se ce n'è una? Quella che è stata dichiarata la moto invitabile, la moto invitabile, la Ducati 749, anche più della 1000 della Superbike, sì, ma non per il fatto, perché mi dava più gusto guidare la Superbike, e per me era più facile, anche più potenza aveva, perché il mio stile di guida si adattava in modo molto facile a questo. Però essendo uno che viene dalla povertà, passami il termine, certo, di questo mondo, cioè che non sono un predestinato,
un figlio di un ex pilota, di un meccanico, che hanno messo su da piccolino. La mia sfida è sempre stata quella di dire: io ce la faccio a prescindere dalle mie origini, da quello che ho vissuto per arrivare lì. Cioè, qualunque cosa per me era una sfida con me stesso, ma dice sì, questa moto non la guida nessuno, si guidano. Io c'avevo un grande team, un grande gruppo di persone strepitose, team NCR, Nepoti Aracchi, Ricci. Si sta parlando, butto una poco, 749. 749, sì. E la Ducati, insomma, andò da Caracchi, gli disse: guarda, questa moto noi abbiamo fatto il team ufficiale, Braille, ci abbiamo provato, ma secondo noi c'ha dei difetti di progetto, perché poi Super Sport era limitato, non poteva andare a Forcellone, tante robe. Superbike c'era tanta libertà, pensate male, infatti a 999 ha vinto tanto, no? Certo. 749 era molto limitato, forcellone corto, doppio forcellone, quindi via monobraccio, avantrello lunghissimo, la moto non girava, era legnosa, però quella è stata la sfida. Vincere, fare quattro gol in mondiale, che vincere la gara di... Hai vinto una gara, 749, in condizioni, davanti ai tuoi tifosi, a un tiro di schioppo dalla casa madre, dalla Ducati, in condizioni, cioè, capito, cioè... Nel senso, Emilio Di Pillo ha commentato, giusto? Giovanni? Sì. C'è esaltatissimo. Sì, sì. Giovanni. Ciao, Giovanni. È il numero uno, grande Giovanni, ci ha fatto godere. Per arrivare a dire che te, tu sei un altro che ha fatto le tre gare, no? No, l'unico. L'unico? L'unico nel mondiale. Dell'era moderna, sì. Dell'era moderna, l'unico? L'unico, perché no? Poi dopo quello che ho fatto io è stata abolita questa perché legge. Raccontiamo un attimino che è successo in quel giorno, se si può. Quel giorno è successo che la gara prima a Valencia, il mio compagno di squadra era Lorenzo Lanzi, lui faceva Superbike e la Supersport. A Valencia si rompe la clavicola, quindi c'è il sostituto, Caracchi, il team manager, la gara di casa, sai, volevo un pilota insomma di livello, e non l'ha trovato e mi dice a me: facciamo una cosa che non ha mai fatto nessuno nell'era moderna, da Agostini, perché poi Agostini. No, loro facevano le due tre categorie. Certo. Dice: le fai tutte, te sei super preparato fisicamente, sei una belva, facciamo una cosa, se entra nella storia. E quindi che mi ha fatto? Scendendo la moto, te, il Caracchi aveva una grande dote, che era un grande oratore, e lui mi convinceva, anche se c'era un giorno che ci sapeva una rota bucata, io te sei talmente forte che andare sopra la io ignorante, ho una vaga, cioè, tutto cuore e cervello zero, entravo dentro e gli davo il gas, e quindi sta cosa. E quindi questo binomio funzionava, poi con Farnea, Gox, c'avevo Walter Kussig, Zelindo, meccanici, gente super, dai, eravamo una squadra fieri di ingegnere, una squadra strepitosa. E quel giorno ho detto di sì, ho detto: cazzo, io sono quello delle sfide, tutta la mia vita è stata una sfida continua, prove lì scendevo dalla Superbike, montavo sul Supersport e finivo, montavo sul Superbike, quindi mi ricordo Motosprint fece un calcolo delle cambiate, i chilometri, non so, io non voglio stare articolo su Motosprint, so solo che mi prende a fuoco. E come andò? Andò bene, molto bene, perché feci gara 1 Superbike, che mi sono un po' trattenuto, sono sincero, perché sapevo che con la Supersport io potevo giocare insomma la gara, e feci ottavo, mi sembra, in gara 1 Superbike, e poi feci il podio Supersport facendo una lotta furiosa con le due Honda Tenkate, che erano 9 anni, vincere il mondiale loro, arriva terzo solo con un problema di surriscaldamento del motore agli ultimi due giri, dove a Monza purtroppo ci sarebbe questo tipo di problema con i bicilindri. Però è stata una gara bellissima, c'è il video, si sente il boato di Puglio ogni sorpasso, quindi 100.000 persone all'epoca c'erano, è stata proprio una cosa eroica. Gara 2 Superbike alle 3:30, cosa faccio? Ormai ero fulminato, mi si spenge la moto nel giro di ignizione, quindi io che corro a destra e a sinistra, i meccanici mi fanno partire da box. Ah, ok. Cioè io parto, partano tutti, e c'è
questa immagine proprio di tutti, tutti sfilano. E io dopo due gare parto da boxe, cazzo, ma avevo talmente tanto, ormai ero, cioè, in un mood, capito, quei giorni, lo stato di flow, li chiamano i psicologi, no? Potevo correre fino al giorno dopo, e fa questa rimonta furiosa e passo Aga alla staccata della parabolica all'ultimo giro e arrivo o settimo ottavo, anche lì, capito? Una rimonta furiosa, e quella è stata proprio l'apoteosi, ecco. E da lì si salta, perché cerchiamo di, cioè, facciamo una cosa, non si può fare un intervento di 6 ore, no, faremo un summit veloce, sì. E poi magari se qualcuno lo vuole continueremo a farne altri, magari allora. E da lì, da lì poi vai in Superbike, come da lì è stata una storia lunga, bisogna raccontarla un'altra volta, perché è un casino, ragazzi. Però io stavo però, Superbike, no, giusto? Io vorrei un pezzo. Si al pianoforte per onorare questo percorso, no? Così. Si fa l'inizio per una volta. No, senza ti aspettare. Io amo la musica tutta, dalla classica alla heavy metal. Pianoforte, perché per questo me la musica è proprio assurdo, una parte importante. Eravamo in un ambiente della mia vita, siamo racchiusi qua, non tanto racchiusi, ma siamo in un posto dove bianco e nero, il contrasto. Allora, voglio dire, per me con la moto, no, sì, esprimo tutti i miei sentimenti per me e per le persone, certo, che sono a vedere. E te con questo ci fai provare tante emozioni, tanti sentimenti. Troppo buono, secondo me. No, non è troppo buono, ma è la realtà. Cioè, saper creare emozioni con la musica. Io, se non avessi fatto il pilota, avrei fatto il cantante. Il pianoforte, sono stonato, e quindi ho deciso di fare il pilota. Il pianoforte ha un contrasto. Ha un contrasto, il bianco e il nero. Qual è il bianco e il nero dello sport? La città sudurba. Guarda, è tutto soggettivo, perché per te può essere il nero, per me è il bianco. Per dire, per me il nero, che era le difficoltà, era il bianco. Perché io nel corso con le fratture rotte, con le clavicole rotte, con i polsi rotti, con i piedi rotti, ho vinto a Monza, avevo il piede destro rotto 3 posti a Imola quando ho vinto. E me ne sono accorto quando sono sceso in moto a festeggiare con i miei amici alla Tosa, perché sono saltato giù dalla moto, crack, ho detto cazzo, c'avevo il piede rotto, cioè, capito? Quindi l'adrenalina, cioè, però nei momenti di difficoltà ho sempre dato il massimo. Quando stavo bene, a volte magari mi facevo più paranoie mentali e non riuscivo a esprimere tutti i miei potenziali, oppure ero talmente tanto fuori dagli schemi e volavo la moto in tribuna. Purtroppo spesso è successo anche questo. 29. Cosa serve per andare forte in moto, Giandone? Tanto cuore e tanta forza di volontà. Perché la modifica più grossa che ti possa avere è il tuo cervello e il tuo cuore. Le moto oggigiorno sì, ci sono più forti, meno forti, ma te essere umano ancora puoi fare la differenza. Anche avere una grande squadra di persone umane che ti danno, tanto, e te vai dentro per te e per loro. Questo per me è la modifica più grande che puoi avere sulla moto, a prescindere dalla marca, dal modello e da tante cose. Ma l'essere umano ancora nel nostro sport riesce a dominare. Senti, e a fare la differenza. Passiamo un attimino a oggi. Cos'è Gianluca oggi? Con il passato che ha avuto, cosa è che riesce a trasmettere oggi? Diciamo, tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, cioè amore, passione, rispetto, educazione per quello che è un mondo complicato, ma è un mondo, io vedo i bambini che vengono da noi, no? Appunto, volevo arrivare alla scuola. Già lui ha una scuola. La scuola federale di velocità, sì, è una scuola che ha avuto un successo. Abbiamo pubblicato anche adesso insieme a un anche sopra le aspettative di tutti, della federazione mia, perché comunque la moto è emozione.
la moto è libertà, è vita. I bambini oggi sono in un mood di tante cose che li tengono racchiusi con un angolo di visione molto stretto, no? E quando riescono a imparare a guidare una moto e alzare la testa e a capire che il mondo è il vento, è la padronanza, è capire la gestione, calcolare con gli occhi dove fai, cosa fai, si sentono degli eroi. Un bambino che arriva a 6 anni e dopo un'ora riesce a fare il giro di pista da solo con una moto, ha vinto. Ha vinto perché ha acquisito talmente tante nozioni e tanta sicurezza che diventa un supereroe, no? Un piccolo supereroe. Perché cominciare a insegnare a... No, e questo si riallaccia al discorso dei 6 anni. Che se io a 6 anni avessi avuto la possibilità di dire ai miei genitori: guardate, c'è questa scuola della federazione creata da persone istruite, persone professionali, piloti, tecnici federali che mi possono aiutare con tutte le immagini, sicuramente sarebbe stato un giorno, magari mi avrebbero fatto cominciare e oggi eravamo qui a suonare a dire cambio di moto, ma era troppo, troppo. Va bene così, va bene. No, perché non è bello elogiarsi, no, però è un'idea tua, nasce come... C'erano altre realtà private, ma come tutte le cose, no? Ognuno ce l'ha a modo suo. Invece per me la cosa importante era stabilire un programma didattico dall'A alla Z per far cominciare un bambino, e quindi con tutti i tecnici federali abbiamo stilato questo programma che parte dal bambino che proprio non c'è mai salito, quindi lo deve portare lì e fare l'avviamento. E abbiamo stilato questo programma didattico e umano, perché poi alla fine è un discorso empatico, cioè te devi entrare in empatia con i bambini in empatia con la moto, e tutto viene fatto in modo molto dolce e soft, perché comunque la moto è una grande emozione e devi conoscerla e mangiarla piano piano. Quindi vorrei una canzone in questo momento per 33. L'empatia con la moto. Cosa ti viene in mente? Sì, nel senso, il bambino arriva, quindi non forte emozioni, ma lo devi tenere l'empatia basso. L'empatia alla moto la vedo così qua. Vai. La cosa più semplice del mondo. Lasciamo un messaggio importante, cioè per quelli, allora io vi faccio due domande, sono uno che si avvicina alla pista, consigliagli una moto per andare in pista, come si avvicina, cioè è uno che va per strada e vuole andare a girare in Mugello, consigliagli una moto per andare a girare in Mugello. Domanda difficilissima, perché va a gusto soggettivo, però no, ma poi diamo un nome o un cognome. No, possiamo andare. Perché? Perché io è soggettivo. Dovresti darlo. No, ti spiego perché è difficile darlo, perché per me, io lo so qual è la meglio per me, ma io per strada non sono mai andato, non ho mai avuto la patente e la moto. Quindi io sono... No, però Gianluca, aspetta, allora, sulla morale tua. No, la morale mia è che io monto sulla moto. Uno ci sta guardando, consigliagli una moto. Io monto sulla moto, ma ci sono tante, le moto sono tutte...
te, quando te sali sulla moto e la cavalchi, e quando ci sali sopra senti che è la tua, tanti chi guida la moto lo sa, e va bene che andare per strada, va bene che andare in pista, può andare con una Naked, ora è un genere, no, una Naked è un po' dura perché so, qualche nome, facciamola, per dire è dura, no? Andare con una Naked al Mugello piuttosto che una carenata, però vedi, per me può essere buona una Aprilia, una Ducati, per un altro anche la Yamaha, quell'altro Kawasaki, la moto, come fai a dirlo? Perché la moto ha un'anima e la tua anima quando si sposa con l'anima della moto, quindi le tue caratteristiche sono in simbiosi con quelle della moto, è la moto perfetta. Okay. Quando te monti su una moto che per tutti è declamata la moto perfetta, ma le tue caratteristiche la mettono in crisi, è una moto, è un matrimonio sbagliato. Invece... È come sposare una bella figa che ti rompe i maroni da mattina alla sera e dice come si fa? Ora sì, vabbè, ci va a letto, però il giorno pettore di volo, però così. Invece vai una un pochino più bruttina, però quando te la vedi, i tuoi ormoni vanno a mille e ti impazzisci. E poi dopo lei c'è questo profumo, questi odori. E la moto è armonia e amore, capito? E una quindi moto c'è invece... la moto per tutti, e ognuno c'ha la sua. È una moto invece che ha Giallo Anelli di non di Veletta Corso di oggi, se tu dovessi scegliere Yamaha R1, BMW, RSV4, una è tua, perché tu la provate, lo sanno tutti, ti seguono, ti hanno visto su Sky, BMW. La verità, però bisogna vedere sempre in che contesto, no, proprio le cose, però ogni moto ha la sua anima. Ci saranno, la mia anima, questa moto, la mia anima è una moto da corsa. Attenzione, un po' come me, nel senso che è una moto che ha esperienza, il mio cuore, cioè il motorome, cioè il cazzo tornavo con quella, quindi, però ti giuro, ho avuto la possibilità, grazie a Aprilia e ai ragazzi di Special Bike, di provare questa RSV4 e 1100 Factory, Imola, 8 anni che non tornava a Imola. È stata un'emozione per me, guarda, ti giuro, mi viene le lacrime a pensarci e vi ringrazio perché è stata proprio bella, cioè no? Salire su una moto con i fari e sentirmi su una moto da corsa, di tornare come quando correvo, no? L'ultima volta ho vinto lì con la 1098, il Superbike 1098. Che le moto di oggi sono molto più potenti delle moto del mondo. Sì, però il Superbike era il Superbike, è vero, la mia era una Superbike, una moto da corsa, quindi certo. Io avevo necessità di quella roba lì. E montare su questa moto è stata la prima moto stradale che mi diceva, oh, datti una svegliata. Le altre andavano un po' in crisi. Te l'hai provata io, la qualche gomme, adesso si può salire, no? Pirelli, quindi gomme che ho sempre usato, insomma, certo. Ecco. E lei mi ha detto, a un certo punto ha detto, ma te la dava svegliata o no? Ragazzo... Di solito le altre moto le mettevo in crisi io. Invece questa era talmente da corsa che io non ero più abituato a essere... Ti sei divertito un casino? No, non è che mi sono divertito. Mettono la voglia di andare a moto e quello è un problema. Perché sono vecchio e quindi vecchio da parecchio. L'ultima cosa, io amo fare una cosa, no? Cioè vorrei fare una cosa se mi riesce a farla. Questa è un bacino. No, è un bacino, no, lo facciamo perché voglio lasciare un testimone. Cioè, io spero di fare altre interviste con te, a parte lo possiamo svelare. No, vabbè, stiamo collaborando con Gianluca anche appunto con la scuola dei bambini. Sì, faremo vari eventi con Gianluca, però mi devi lasciare qualcuno da intervistare. Fai un nome e poi dovresti impegnarti a farmi intervistare. Il nome più bello io quale posso vuoi? Fare che mi ha fatto piangere domenica mattina poi alla fine, perché io sabato notte non l'ho visto, è stato Lorenzo dalla Porta. Ah, wow. Io so quello che ci sono lui quelli che stiamo scorrendo, vero? Perché ha detto una cosa che lui e la sua famiglia insomma hanno affrontato, hanno fatto, hanno chiesto aiuto, magari gli è stato dato in parte, gli è stato negato, e questo papà forte, un carattere tosto, però una persona alla fine, quello che ti dicevo prima, no? È l'amore totale per questa vita, perché poi non è uno sport ma è uno stile di vita, non è neanche uno stile di vita, è la vita, nel senso chi ama le moto, chi è pilota e nasce pilota anche se non corre e muore pilota anche se ha smesso di correre, perché correrà sempre, ora il furgone, ora la macchina, cioè ogni momento è una sfida, una gara, capito, per me, quindi okay.
è così. E Lorenzo ha fatto un percorso meraviglioso. Capo di lavoro, direi, no. Insomma, ha fatto un percorso meraviglioso affrontando le difficoltà che l'hanno reso più forte. Io l'ho seguito da lontano. Sì, 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 no, no, certo. Non ho nessun tipo di... Però sì, perché comunque per me è un onore essere toscano. Toscana al primo mondo, spezziamo la lancia a favore dei toscani, perché questi nel 92 ci ha vinto il mondiale, no? E noi toscani siamo un po' una razza strana, però quando si arriva si fa di male. Vabbè. O di bene. Quindi Lorenzo, una volta, e complimenti per il mondiale. Spero di riuscire a fare un'intervista. Sappi che dovrai fare un'intervista con me al pianoforte, se vorrai, o sulla moto, ma ti meglio. Che lui è un mago. Allora, a questo punto si prende i bicchieri, si fa un brindisino, si batte sulla tastiera del pianoforte. Sì. E alla prossima, ringraziamo ancora Gianluca, un salutone da RC LG Passione Motori, cliccate like e scriveteci se volete altre interviste sempre con Gianluca. Ciao, alla prossima, ciao, grazie a tutti, ciao. Grazie, sì, ma la dura troppo.